Beatissimo Padre, la Chiesa che è in Milano è fiera di ospitare il 7° incontro mondiale delle famiglie, promosso dalla Santità vostra e coordinato dal Pontificio Consiglio per la Famiglia, che ha messo a tema la famiglia, il lavoro e la festa. Con il coinvolgimento capillare della diocesi ambrosiana e non solo, di tutte le parrocchie, le comunità religiose, le aggregazioni di fedeli di antica e recente origine e di moltissimi fedeli, in queste giornate è stata posta al centro la famiglia fondata sul matrimonio fedele e aperto alla vita tra l'uomo e la donna. La felice scelta di coniugare questa risorsa fondamentale, comune ad ogni uomo di ogni tempo e luogo, con gli aspetti pure quotidiani e decisivi del lavoro, della festa, del riposo, rappresenta per tutti noi una straordinaria occasione di riscoprire l'unità della persona in sé stessa e nel suo rapporto con gli altri e soprattutto con Dio. In questa Santissima Eucaristia la Trinità tutta, attraverso lo Spirito di Gesù risorto, rende possibile la crescita piena di Cristo in noi. Tocchiamo con mano che Egli è colui che svela pienamente l'uomo a se stesso. La presenza fisica della Santità vostra in questi straordinari giorni fa brillare l'universalità della Chiesa, qui convocata da tutte le diocesi del mondo. Un altro aspetto però, Beatissimo Padre, merita di essere sottolineato. È la risposta generosa e convinta che la società civile ha dato a questo incontro. In particolare è doveroso evidenziare l'interesse suscitato dai temi trattati in tutti gli ambienti dell'umana esistenza. È un segno importante, è il segno che quando i cristiani sanno essere testimoni, risultano propositivi di vita buona in una società plurale come la nostra. Beatissimo Padre, non possiamo dimenticare in questa festosa giornata il dolore e le incertezze che vivono nel cuore di tanti nostri fratelli colpiti dai recenti terremoti in Emilia-Romagna e in Lombardia. A tutti loro, assicuriamo la nostra preghiera e la nostra concreta solidarietà che si intensificherà nei giorni a venire. Beatissimo Padre, l'abbraccio di questa moltitudine di fedeli che trasforma questa grande area aeroportuale in un grande tempio a cielo aperto. Fedeli a cui si aggiunge l'incalcolabile numero di quanti ci stanno seguendo attraverso i mass media in tutto il mondo. E voglio ricordare in modo speciale i bambini, gli anziani, gli ammalati, coloro che sono nell'ombra della morte e i più bisognosi. Questa multiforme assemblea esprime l'amore
del popolo santo di Dio per il successore di Pietro. Beatissimo Padre, questi uomini, queste donne, questi giovani, questi ragazzi hanno ben compreso un dato importante, che il successore di Pietro e con lui tutti i pastori ha bisogno di loro, di ciascuno di loro. Come dice Sant'Ambrogio, credere in Cristo significa guadagnare la vita. Grati per la sua testimonianza e il suo magistero, ci disponiamo ora a partecipare al sacrificio di Gesù Cristo. Grazie. Lo avete sentito, il saluto del Cardinale Scola, pastore, arcivescovo di Milano.